procedimento sarà il seguente: io farò le domande in polacco e in italiano e poi le risposte sue date in inglese saranno tradotte dall'inglese in italiano. Voglio introdurre un po' diversamente anche Lechmajewski, perché Lechmajewski è conosciuto, ma non è conosciuto in pratica, perché lui è il suo primo film, quello che è stato la mia scoperta personale, è stato un film estremamente drastico, cioè un film drastico perché anche riguardava la mia vita o quello che è stato il centro, il nucleo del mio pensiero. E l'ha dedicato a un poeta che è indispensabile per la comprensione della poesia polacca, che si chiama Rafał Wojaczek. Lechmajewski ha dedicato a questo poeta il suo primo film, ed è stato un film proprio su questo poeta che si è trovato a vivere o a rimediare a tutti i dolori della vita con una bellissima poesia, ma estremamente tragica, con l'alcol, con tutti gli abusi di questo mondo e poi con il suicidio all'età di 26 anni. Nel momento in cui noi siamo entrati, noi, la nostra generazione di poeti, e poi se qualcuno vorrà venire alle 18 capirà ancora, ne dirò di più comunque di queste dipendenze dalla poesia di Wojaczek, ma qualcuno che, cioè chi è stato alle 10, all'incontro alle 10, l'ha già capito che tutta la nostra generazione in pratica ne dipende fortemente. Infatti tutti noi siamo chiamati i poeti del post-Wojaczek. E lui a questo nostro padre suicida ha dedicato un film, ecco, come ho detto, estremamente drastico, realistico, con delle immagini tutte quasi in bianco e nero, con un giovane poeta assunto come attore, come interprete del ruolo principale, Krzysztof Siwczyk, con delle immagini della provincia polacca, quella urbana, quella quasi pasoliniana, ecco. E chi ha visto questo film e poi si è meravigliato, come me, comunque, che la strada di Lechmajewski sia stata quella di una ricerca, chiamiamola adesso metafisica, ma poi scopriremo se è una parola giusta, forse. Lechmajewski è stato... io poi ho ritrovato Lechmajewski con la sua narrativa, la narrativa in cerca anche dei simboli massonici nella sua città in cui viveva. Dunque ho trovato un suo ambiente non drasticamente ridotto proprio alla realtà rudimentale della vita urbana, ma quella di una ricerca di quello che è stato l'eco lontano storico di provenienze dimenticate, estirpate quasi, anche del libero pensiero. E poi io non sono un critico cinematografico, ma sono stato mandato, in assenza del grande critico cinematografico Tadeusz Sobolewski, dal giornale in cui lavoravo, sono stato mandato a vedere il suo film Il giardino delle delizie. E ci sono andato, come sempre chi viene a sostituire qualcuno fa un pasticcio, perché ho chiamato che Lechmajewski, finora quasi non recepito dalla critica polacca, ecco, io ho chiamato genio, e invece ho chiamato il suo film capolavoro. Ecco, e subito mi hanno chiamato: ma che stai facendo? Non è possibile, e via dicendo. Io invece ho detto che per me è così. Se mi hanno mandato, dovevo testimoniare la mia verità di ricezione, allora l'ho testimoniata. Per quale motivo? Perché lui ha frontalmente trattato, ha fatto un approccio frontale a due temi come amore e morte, in una maniera estremamente sincera, con un filtro, ma non filtro, con un punto di riferimento dell'arte che a lui era cara, era quella di Bosch, e ha trattato il tema proprio fino alla fine, cioè fino all'agonia, fino alla morte, ma sempre nelle circostanze di una sua trasposizione estetica.
Stamattina ho visto questa serie di film, eravamo in pochi, ci sono delle persone che ho visto stamattina, ancora eravamo in cinque forse a vedere i film, quei cortometraggi, questi poemi video di Lech Majewski, che sono di bellezza straordinaria. Lechu, bardzo ci tych filmów serdecznie gratuluję. Zaraz skończę i zaraz ci zadam pytanie. E allora sto per finire comunque questo accenno, perché voglio farvi chiedere agli organizzatori, oppure a Lech Majewski, di rivedere questi film, perché sono film di bellezza, cioè inverosimile. Io non so come chiamarla. Sono delle scene in cui ad un certo momento noi non sappiamo da dove siamo arrivati a osservarle. In un bosco ci sono delle figure piene di, ecco, di amore, di bellezza, di solitudine, ma anche di simboli, di un dito alzato come se fosse un dito di Dio, oppure delle scene in cui ad un certo momento c'è qualcuno, c'è un ragazzo che scrive, un ragazzo che invece delle mutande ha una specie di lenzuolo, che scrive qualcosa. E ci sono delle persone che entrano in una piscina o in una vasca da bagno grande, che sembra un ospedale, e ad un certo momento ne escono, e ne escono come delle persone felici. Io non so se sia resurrezione, forse sì, io la penso così. E poi questo ragazzo appare in un altro film in cui si avvicina a un quadro di evidente scuola fiamminga della deposizione, è uno di quelli che lo guardano, e ad un certo momento entra, non entra, ma si mette davanti a questo quadro come se partecipasse, come se la sua maggiore, come se Lech Majewski aspirasse che la maggiore aspirazione della conoscenza dell'arte fosse proprio quella di, ecco, riprodurre la scena guardata. E questo ragazzo, lo stesso della piscina di un altro film, ad un certo momento diventa Cristo di quel quadro. Ecco, e sono tutti e sei i film che noi abbiamo visto stamattina, sono dei film in cui la realtà normale, quella che vediamo ogni giorno, assume veramente un significato biblico, divino, ma rimanendo, pur facendo rimanere le persone, i personaggi di quelle rappresentazioni, estremamente umane. E poi avete visto all'inizio proprio di questa rassegna il film I colori della passione. È un film che è stato discusso moltissimo, è piaciuto moltissimo, è stato forse il film più recensito perfino del di Katyn di Vaida in Italia. Comunque è stato molto recensito, è sempre forse l'affluenza del pubblico è stata soltanto frenata da questo. Attenti, perché è un film difficile, ecco. Soltanto per questo le 30 copie che sono state presentate hanno avuto un'affluenza così relativamente piccola, anche se la più grande affluenza rispetto proprio alla quantità di copie. E Lech Majewski, ecco, continua la sua storia di raccontare il mondo in una maniera tutta sua. E io, quando vedo questi suoi film, ho l'impressione che lui sia ritornato al punto in cui, nel momento in cui siamo, quando all'arte si chiede soltanto forse innovazione, osservazione insolita, antibanalità e via dicendo, in cui lui chiede il massimo all'arte. Cioè chiede all'arte semplicemente di diventare una nuova Bibbia. Lechu, ja mam takie wrażenie rzeczywiście, że ty żądasz od sztuki, że stawiasz sztuce zadania takie, jakie stawiano jej za czasów Michała Anioła. Powiedz mi, w jakim momencie widzisz, że jest sztuka i rzeczywiście jakie są twoje wobec sztuki oczekiwania? Io chiedo a Lech Majewski, secondo lui, in quale momento si trova adesso l'arte? Vanni ha parlato proprio della competenza di Lech Majewski di parlarne, perché è artista lui stesso, autore di installazioni, non soltanto del cinema, quello di grande pubblico. Allora gli faccio, qual è la sua diagnosi, in quale momento si trova l'arte di oggi e quali aspirazioni lui richiede all'arte
di oggi o alla sua arte semplicemente? Lechu, jakie gdzie jest sztuka i jakie stawiasz zadania swojej sztuce? Molto complicato. Adesso. Yes, I will answer in English. And well, I was suffering a lot as a young man from the reality that I had around me, and I found the rescue in the old art, in the old literature, in the books of people who are no longer with us, with the painters from the past. I traveled a lot to Venice because my uncle was teaching at the conservatory, musical conservatorium. He was a professor of musical composition, and he lived in Milan, so I could use his apartment in the summer. And I was present at all the biennales at that time, met a lot of famous artists of the time, like Beuys and Warhol and Roy Lichtenstein and Clash on Oldenburg. Giorgio De Chirico I met, he bought me a coffee. So that was special. But all the time, as much as I enjoyed this modern art, I was bouncing like a ball against the wall. I couldn't enter it. It's unenterable. It lives on its own. It's flat. And I was escaping to Galleria dell'Accademia, and I could enter and walk in Giorgione's Tempesta, in Mantegna's San Giorgio, I mean, in various palaces that live, that have there, not to mention the cycle of Carpaccio, of Sant'Orsola. I could inhabit those paintings, and I found harmony, no matter what painful some of the scenes were, but I could enter those scenes. I don't know how to describe it better. Da giovane ho sofferto molto della vedendo la realtà che mi circondava. E una via d'uscita e una salvezza l'ho trovata nell'arte del passato, nella letteratura del passato, cioè in libri di scritti da persone che non erano già più con noi, in opere pittoriche di pittori antichi. Sono andato molto spesso a Venezia da giovane, avevo uno zio che faceva il professore di composizione musicale al conservatorio di quella città e che in più abitava a Milano, quindi mi lasciava usare il suo appartamento d'estate. In questa maniera ho potuto godermi un sacco di biennali. E lì ho incontrato tantissimi grandi artisti dell'epoca, ho fatto conoscenza con Beuys, Warhol, Lichtenstein, Kleist Oldenburg, persino De Chirico, il quale mi ha offerto un caffè una volta, un incontro molto, molto particolare. Però sempre, tutto il tempo, mentre godevo dell'arte moderna, mi sembrava di essere una palla che rimbalza contro un muro. Cioè la sentivo, per così dire, piatta, mi sembrava che conducesse una vita propria che io non ci potessi entrare, che fosse impenetrabile per me. E allora mi rifugiavo nelle gallerie dell'Accademia e lì mi sembrava di poter entrare nella Tempesta di Giorgione, nel San Giorgio del Mantegna, nelle varie pale d'altare che sono lì esposte, nel ciclo di Sant'Orsola dipinto da Vittore Carpaccio. Quelle mi pareva sì di poterle abitare, di poterci trovare dentro un'armonia anche quando quelle dipinti raffiguravano scene di dolore. Io lì trovavo una via d'accesso. Yes, I am coming from the city of Katowice and my neighbor was Henryk Mikołaj Górecki, a composer, and we often spoke. I mean, he gave me his music to various of my films, like Wojaczek and
The most recent movie I made, The Colori della Passione, Gurecki was already very sick, and he wished me all the best and gave me his music. I produced one of the records of his music, E Untesi Band et Fleband. And we spoke a lot about the 20th century, what massacre it produced for us, for humans. This is the worst century of the entire human race. It produced the industry of killing and the industry of idiotic ideologies that killed millions of people. It produced a complete disaster in arts, where destroyed the centuries of what the masters were producing in terms of harmonious discovery of harmony that is beyond humans, the golden section or what have you, the proportions in the old architectures, the proportions. This all became a disaster area. It's a burnout place right now. Anybody can produce anything as an art and claim this is art. And as long as there are players who will raise money for it or manage to get money for it, it's okay. You can cut shark and produce it in a, and it can be like multi-million-dollar experience. The same goes for the music. I mean, what Stravinsky and Picasso, what they were doing, they came with axes and they destroyed the harmony, whatever it was. And obviously Stravinsky and Picasso, and they were great artists. You cannot, so to say, blame them. But what was the disaster is that in the wake of their action came an army of academics who use it as a skeleton key to get into the arts and composition. And now the academism of today is the aesthetics of the rubbish bin. When you go to the galleries of modern art, you see loads of shit, and this is presented as art. And the schools are coming there and seeing this, and, you know, it's a disaster. I feel it's a sickness. And I have no, I find no excuse for this total malaise and plague that is eating away the centuries of a very amazing work of artists, real artists. So my position is, I don't know, I keep a dialogue with the past. I'm using a contemporary tools, but through my work I'm meeting various people that I respect most or who endowed me with most of their, like Bruegel and the Mille and the Cross or Colori della Passione, like Bosch and the Garden of Earthly Delights, for example. Now Dante and Divine Comedy. Also there is my hero of the new film is an academic, so he also likes Seneca. So he has this dialogue with Seneca. It's a contemporary film, but he lives in the past, the hero. This is a very dangerous time. I mean, I can basically stand up, tear this shirt to two bits, and hang it in a gallery because I'm already an artist, or I can claim it's my art. And even if it's my chutzpah to do that, then most likely somebody will come and say, okay, this is art because it's in the gallery, and most likely depicts the torn soul of the artist or some nonsense like that. When I'm reading the catalogs of modern art, I don't believe what I read.
Io provengo dalla città di Katowice e per vicino di casa ho avuto un grande compositore polacco, Górecki, che mi ha regalato, mi ha offerto musica da lui composta per farne le colonne sonore di perlomeno un paio dei miei film. Da ultimo, cioè quando io ho realizzato I colori della passione, lui era già molto ammalato e comunque mi ha voluto ancora una volta offrire la sua composizione e io ho avuto d'altro canto il piacere di produrre uno dei suoi dischi. Abbiamo parlato molto con Górecki del XX secolo, questo secolo di massacri, il secolo che ha prodotto i massacri per il genere umano, il peggiore secolo in tutta la storia del genere umano, quello che veramente ha generato l'industria della strage e anche l'industria delle ideologie idiote che hanno ucciso o fatto morire milioni di persone. E abbiamo parlato del fatto che secondo me siamo di fronte a un disastro completo dell'arte, cioè che l'arte contemporanea ha distrutto ciò che i maestri per secoli erano riusciti a scoprire e a portare all'occhio umano in termini di armonia, di quell'armonia che va oltre l'essere umano. Penso alla sezione aurea, penso quindi alle proporzioni, alla prospettiva, tutto ciò che i maestri del passato ci hanno dato. L'arte oggi mi appare come una sorta di campo di rovine, un'area disastrata, una terra bruciata, perché chiunque può proclamare che ciò di cui gli salta Luzzolo in mente è arte e magari prendere le cose più assurde e trasformarle affibbiandogli o facendogli affibbiare l'etichetta di arte in realtà esperienze diciamo multimilionarie, cioè che li fanno guadagnare soldi a palate. Altrettanto vale, questo lo dicevo per le arti visive, ma lo stesso si può senz'altro dire e per la musica, cioè da una parte Picasso e dall'altra Stravinsky, sono due che sono entrati in scena brandendo delle asce e hanno distrutto ciò che a me sembrava l'arte vera. Naturalmente sto parlando di due grandi artisti, su questo non può esservi dubbio, e tuttavia penso che abbiano provocato un disastro perché sulla scia di questo loro intervento si è creata tutta una specie di scuola accademica che adesso ci spaccia per arte cose che in realtà non lo sono e che grazie all'opera di un Picasso, di uno Stravinsky, come dire, si è conquistata una specie di passepartout per aprire le porte dell'arte a chi in realtà non ci dovrebbe entrare. Quindi oggi l'accademismo è l'estetica del bidone della spazzatura. Andate in qualsiasi galleria che espone opere d'arte contemporanea e vedrete una montagna di merda che viene presentata come arte. Sono cose che così si prova vergogna a guardarle. Penso che siamo di fronte a una sorta di malattia. Eppure io non trovo alcuna scusa per questa specie di peste che sta erodendo, che sta rosicchiando secoli di arte vera. A che punto siamo? Qual è la mia posizione? Io cerco di intrattenere, di mantenere questo mio dialogo con l'arte avvalendomi di strumenti contemporanei, però attraverso ciò che cerco di fare incontro alcune delle persone che più rispetto, quelle che mi sembra mi abbiano dato di più, e cioè per l'appunto il Bruegel, che vedreste se andaste a vedere I colori della passione, il Bosch del Giardino delle Delizie, e adesso, piuttosto in futuro, tra non molto, il Dante della Divina Commedia, o addirittura, come nel mio
nuovo film, un eroe che è uno, diciamo, di questi accademici, come io li chiamo, però è qualcuno che ama e che dialoga con Seneca. Il film è un film del tutto contemporaneo, però il suo eroe, il suo protagonista, vive nel passato e appunto colloquia con Seneca. Vedo oggi un tempo appunto disastrato per l'arte. Vedo che potrei tranquillamente fare a brandelli la mia camicia, appenderla in una galleria e andare a dire che si tratta di arte. E fin qui sarebbe soltanto un problema, diciamo, di faccia di bronzo mia, ma poi so che ci sarebbe tanta altra gente, cioè tutta questa accademia, che ripeterebbe che si tratta di arte, sì, perché? Perché si trova appesa in una galleria. E quanto poi ai testi che vedo stampati sui cataloghi delle esposizioni dell'arte contemporanea, addirittura rimango proprio incredulo. Myślę, ja ci przerwałem po prostu twój wywód, więc bardzo cię proszę, żebyś go podjął. Ho interrotto a Lech Pajewski la sua esposizione, per cui gli chiedo di continuare, da dove ha finito. One of the things that I observed, I go every place, there is a museum of art, I go and see the paintings. And there are two things which are very characteristic to museum. Actually, when people go and spend time in the museum in front of the paintings, when they stand in front of the old art, they come very close. And further into the art history, I mean more modern the art history, they go further away. If you go from the Renaissance, or if you go from proto-Renaissance, early 400, 500, people come very close to their paintings. When you go to the Baroque and Rubenses and whatever, people start to get bigger distance from that. When you get to the modern times, people are standing 20 meters away. So it's a physical image of how the art has put you away from it, how it tries to deal with you with the size rather than the interior of it. The other thing is the speed. When people watch the old paintings, they move very slowly. Suddenly they become like in a dream. They walk slowly, they're like half asleep, they're somnambulic. Once they start to go through Baroque to the modern times, their pace is quickening, they move faster and faster. And obviously, that's a characteristic of the times of today, that we are the slaves of the speed. That's something that kills the cinema. I mean, most of the films are speeding, zapping. You know, the video games, if you go into a room of young people and see the speed at which they have to kill without any preconception, just to be as a Pavlov reaction to the appearing silhouettes, they have to, and if they are good, they are nobilitated to the higher level, which is even more speed. So the speed is God today. And that speed actually is a proof of escape from oneself. Because if you take an image, what we forget to understand, when you take a painting from the past, usually when it was hanging in the household, the entire generations were getting accustomed with that painting. And that painting from the childhood was telling different stories to different people. Actually, people were able to sit on a chair and look at the painting, and they were becoming one. They were contemplating that painting. It wasn't just that the painter was contemplating the subject of what he was painting, like, the still lives of Dutch painters. It was also the family that was contemplating. Therefore, the painter used several depths
in depicting, let's say, the still life. Because what we can respect today is the craft of a painter who depicted the apples, the silver plate, the glass with wine, the carafe, the tablecloth, the drapery that hangs. And we are amazed at the quality of the depiction of all these different textures. But we don't know how to look at those paintings because it usually had another meaning, and obviously symbolical meaning, mainly Christian, but also scientific. If there was a lemon skin hanging from the side of the table and spiraling down, that's the symbol of eternity. If you had a glass with the wine, that obviously was the Christ's blood. If you had grapes, apples, it's all religious symbols. If you had olives on a silver plate and a knife, that's the story of the olive grove. There is a Titian's painting of a young woman sitting and leaning against a tree, and in front of her on the grass, there is a basket, and in the basket, there is an apple and a grape. And for today's spectator, viewer, it's just a picnicking young lady. For everybody in the past, that's the shortest metaphor of Christianity, because you have in a single basket the original sin and the blood that washed that sin. And obviously she's leaning against the tree. So that tree has a meaning. And so on. So the art was of the contemplative nature. And you had to spend time with art. Nowadays, it's just speeding, rushing, escaping. We don't want to face ourselves. We hate ourselves. We hate our surroundings. I live in Venice. I grew up in Venice. I spiritually was born in Venice, let's say, physically in Katowice. But spiritually, when I saw the art of Venice, it just told me the song of the past. They told me, okay, you're living in an industrial town, which is like a landscape from a horror movie. But look, people were able to love their houses and their streets and canals and what have you, every little bit of it. They were stealing from around the world. And embroidering that city with patience and love. And despite the fact that this is such a huge amalgam of stolen things or whatever, things ripped up from other places, I think the love created this amazing symphony of harmony. And people, tourists, they don't know what's happening with them, but that is happening to them. That's a special time. You also have this when you walk into certain architectural spaces. You suddenly feel that your spirit is growing. And you walk into a modern apartment and you feel you are suppressed. Or you have behind the window a wall and your spirit is crunched. That's okay, I understand. Una delle cose che osservo puntualmente ogni volta che vado in un museo, una galleria d'arte, e ci vado perché vado sempre a vedere che cosa si espone, sono, beh, in realtà sono due cose, cioè i visitatori, più l'opera d'arte che stanno contemplando è antica e più si avvicinano per osservarla, più l'opera è moderna e più si allontanano. Cioè, fateci caso, ma quando vedete in un museo dei quadri dei proto-rinascimentali, insomma, del 400 o anche del 500, chi li osserva sempre molto da vicino.
Già con i maestri del barocco, con Rubens, la distanza si accresce, e con le opere moderne vedete che lo spettatore le osserva a una distanza di 20 metri. Sembra quasi che... cioè io ho un'immagine fisica lì di un'arte, quella contemporanea, moderna, contemporanea, che ti respinge, che ti induce ad allontanarti, che non ti richiama, non ti convoca al suo interno, ma anzi. E poi c'è la velocità. Chi osserva i quadri dei primitivi o dei pittori del Rinascimento si muove a rallentatore, quasi come se fosse colto in un momento di sonnambulismo. Chi contempla le opere dei barocchi, dei moderni, non fa che accelerare il passo. E questa sicuramente è una caratteristica del nostro tempo, cioè siamo diventati schiavi della velocità. E questa, per esempio, è una delle cose che secondo me stanno uccidendo il cinema, perché gran parte della produzione odierna è una produzione che è veloce, e in più gli spettatori sono costantemente incoraggiati a fare zapping, appunto, quando per esempio guardano la televisione, per non parlare poi del caso dei giovani con i loro videogiochi. Ma se ci fate caso, appunto, entrate in una stanza dove ci sono dei ragazzi con dei videogiochi, la chiave di tutto è la velocità, tra l'altro la velocità alla quale si riesce a uccidere, e loro lo fanno così, senza prevenzione, senza preconcetto. È una questione di rapidità dei riflessi, di rapidità della reazione. Se sei particolarmente bravo, ecco che vieni promosso a livello successivo, quindi ancora più velocità. Sembrerebbe quasi che la velocità oggi l'abbiamo messa sull'altare come fosse Dio, ma questa secondo me invece è la prova che noi stiamo cercando di sfuggire a noi stessi, che ci autoevitiamo, e forse questa è la stessa reazione che abbiamo di fronte alla pittura del passato. Oggi sembra che vogliamo sfuggire a questa riflessione su noi stessi, ma tenete presente che nelle case dove erano appesi quadri, opere dei pittori, quelle opere parlavano non a una sola generazione, ma a più generazioni, raccontavano storie diverse a persone diverse, e generazioni diverse di persone, una dopo l'altra, si abituavano alla presenza di quel quadro e alla sua contemplazione. I bambini guardavano il quadro, e loro e lui diventavano una cosa sola. Quindi non era soltanto il pittore che nel ritrarre un soggetto lo contemplava, come nelle grandi nature morte della scuola olandese, ma anche tutta la famiglia che poi, appunto, teneva quel quadro appeso in casa, contemplava e si lasciava il tempo di farlo. E per questo i pittori, credo, ponessero anche nella più piccola natura morta più e più strati diversi di senso. Oggi nutriamo rispetto, ammirazione per l'abilità straordinaria della rappresentazione, della raffigurazione pittorica della mela o del vassoio d'argento o del calice di cristallo, della caraffa e dei panneggi. Rimaniamo stupefatti dalla qualità, appunto, della raffigurazione di tante consistenze e materiali diversi, ma un tempo si guardava, si contemplava, si apprezzava la pittura e il pittore perché dietro c'era un altro livello di senso o di significato, che spesso era simbolico e sovente era una simbologia cristiana, ma poteva essere anche un modo di simboleggiare, per esempio, fatti scientifici. Un esempio, sempre per tenermi alle nature morte, quella scorza di limone è tagliata come una spirale che pende magari da un lato del tavolino nella natura morta, non è che un simbolo dell'eternità, e quel bicchiere o calice pieno di vino è ovviamente il calice con il sangue di Cristo, e i cereali o le spighe, i pomi sono simboli della religione, ma qualche oliva su una tovaglia accanto a un coltello è un'allusione, un tempo direttamente comprensibile, all'orto degli olivi, alla passione di Gesù Cristo. In un grande Tiziano c'è una giovane donna appoggiata al tronco di un albero, dinanzi a lei, a terra posato, c'è soltanto un cestino, un paniere con una mela e con un grappolo d'uva.
Oggi si penserebbe a una che si fa un picnic da sola, e in realtà in passato tutti comprendevano che quella era la via più breve per parlare, alludere metaforicamente al cristianesimo. Il pomo è il simbolo del peccato originale e il vino che si pressa dall'uva è il sangue di Cristo che quel peccato ha lavato, e anche l'albero aveva un suo senso, un significato simbolico. Quindi tutta l'arte aveva una natura contemplativa e uno si doveva lasciare il tempo per questa contemplazione. Ora siamo talmente di corsa che scappiamo, forse semplicemente che non vogliamo guardare noi stessi, forse ci odiamo addirittura. Dicevo prima che ho passato moltissimo tempo a Venezia, io direi persino che sono nato spiritualmente a Venezia, sono nato fisicamente a Katowice, ma spiritualmente sono nato lì e l'arte veneziana è tutto un grande canto al passato. Adesso ovviamente attorno c'è sorta una città magari anche così, con dei sobborghi industriali, il cui paesaggio sembra tratto da un film dell'orrore, ma quella gente ha creato e ha amato quelle case, quei canali, e ha ricamato quella città con pazienza e con amore, facendone una sorta di, sì, un'armonia, quasi una sinfonia. Un turista passa attraverso Venezia di corsa, non sa che cosa gli succede, ma c'è qualche cosa di speciale che gli sta succedendo. E che proprio dalle architetture, da certi spazi, di colpo senti lo spirito dell'arte, quando invece magari abiti in un appartamento moderno e tra quelle quattro pareti ti senti oppresso e ti sembra che il tuo spirito venga strangolato. Kiedy przyglądam się twojej pracy twórczej, kiedy przygotowujesz filmy, wydaje mi się, że starasz się zrobić na poziomie nowych mediów to, co robili dawni artyści, mając do dyspozycji właśnie płótno, farby, musząc wszystko rozrabiać ręcznie i pracować całymi godzinami nad czymś, co teraz jest osiągalne właściwie w pół minuty. Ale widzę to przede wszystkim, czyli widzę taki element u ciebie, jak gdybyś chciał przywrócić coś takiego sztuce, czy wizji sztuki, co można by nazwać trudem pracy. Sposób, w jaki tworzysz na przykład swój ostatni film, nakładanie iluś tam warstw, wyszukiwanie nieba takiego, to a nie innego, ale też to, co było widać w Ogrodzie Rozkoszy Ziemskich, czyli wypełnianie obrazu filmowego właściwie twoimi własnymi instalacjami, czyli musiałeś skonstruować coś, co tak naprawdę można by było bardzo łatwo zanimować, stworzyć na poziomie jakiegoś rysunku. Ty próbujesz jak gdyby, nie wiem, no, obudować to, co jest efektem ostatecznym, efektem dostrzegalnym dla widza. Czymś w rodzaju takiej modlitwy fatygi, poprzez fatygę, poprzez wypracowanie, ciężką robotę po prostu warsztatową, która by podbudowała, ewentualnie uzupełniła znaczenia. Czy to jest trafny trop w tym moim odczytaniu? Chiedo a Lech Majewski perché ho visto per come lavora sui suoi film. Lui i suoi film, come ha spiegato tre giorni fa, li costruisce sovrapponendo diversi strati anche delle rappresentazioni. Allora mette foto su foto, mette anche disegni su foto, cerca il cielo dell'Australia anziché quello proprio dell'Italia. Perché dunque sta cercando. E poi nel Giardino delle Delizie, per esempio, se osservate bene, quelle costruzioni che ci sono, questi elementi, quelle che chiamiamo le installazioni, sono le sue installazioni, formate con le sue mani, costruite, come se ci fosse qualche suo recupero, la volontà di recuperare lo sforzo proprio e dare a quello che è facilmente raggiungibile con i nuovi media, attraverso proprio la fatica del costruire, la fatica proprio quella di artigianato quasi, proprio artistico. Chiedo se è giusta questa osservazione.
I think that the process of creating something is fantastic. I like to create things and to work. I mean, when you are given the material and you work with it, it's a form of contemplation. It's a form of, you use that metaphor of praying or whatever. It's the best way of dealing with the world around you. I mean, I like that very much. In April of this year, I was opening Colori della Passione in Italy. The distributor asked me to do various things, and I was invited by Florence Accademia di Belle Arti to give a lecture. And obviously, I went to see Michelangelo, David, and there was a funny situation because in the corridor that on one end is the Michelangelo's David, on the other end is the entrance to the Accademia, and there was a big postument, and there were like two very crude pieces of wood, sort of stuck together with a nail, and it was by Baselitz. And the caption was saying, "Study of Michelangelo's leg, Baselitz." And I stood behind these crude pieces of wood, and I looked at Michelangelo, and the funny thought came to my mind, this is a 500-year progress that I'm looking at. I also want to close certain things that I didn't say because, you know, I'm saying too much, but with the natura morta, with the still lives of Flemish people, the other layer that was apart from the Christian symbolism was that when the family was ordering a still life, usually the fruits on the table were also the portraits of the members of the family. So if you see a rotting apple or rotting pear, that's most likely their son who lost money on gambling or something like that. So just to talk about the aspect, not only symbolical, but allegorical of what they were depicting. I also wanted to point out something very strange with visual arts of the 20th century. Basically, there is a question, what came first? The distortion of proportions and the distortion of human figure in the paintings, or the Auschwitz-Birkenau and the First World War and the mustard gas? There is a strange coincidence with these elements, with this mass destruction of human body in the arts, and the effect of it was that the human body was eradicated from the arts. It became sort of like a Gaga blots of colors. It vanished. It later came back as pop art posters or something like that. But the body vanished. Human body was banned from that boat. And happily, for me, in the 20th century cinema, the moving image stepped in as an ark to carry the human body. Because the painting, the art, blocked the entrance for a human body. So the cinema actually managed to carry the human figure across the 20th century. I find it very nobilitating for the cinema. But obviously, as I'm saying, the human body started to be replaced by Johnny Weissmuller to the power of 10. Suddenly Schwarzenegger became a hero and the best paid actor. And he's not human. He's got 64 teeth, you know? Now,
the hero of a modern movie, apart from the fact that he's got 64 teeth, is jumping from the seventh floor onto a running train and then climbs inside to the train and then jumps on the passing boat over the river, and then he goes into the icy water and then he swims up, and we buy it. We buy tickets to see it. So, a proposito del treno, fra 10 minuti parte il tuo. Za 10 minut musisz wyjść, żeby wsiąść do twojego pociągu, więc... Il processo di creare qualcosa è un processo affascinante, meraviglioso. A me piace molto lavorare e creare qualche cosa. E penso che quando hai il materiale e inizi a creare qualche cosa, a farci qualche cosa, anche quella sia una forma di contemplazione, o se vogliamo dire, come è stato detto prima, di preghiera. Comunque per me è il miglior modo di stare nel mondo che mi circonda. La prima italiana di I colori della passione è stata nell'aprile di quest'anno, e il distributore, nel quadro delle attività di promozione, mi ha chiesto di fare diverse cose. Una di queste è stata una lezione all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Naturalmente sono andato all'Accademia e sono entrato nella sala del David di Michelangelo, ma dall'altro capo del corridoio che conduce appunto alla sala che ospita il David di Michelangelo, proprio presso l'ingresso, c'era un'installazione di Baselitz che mostrava due pezzi di legno grezzo inchiodati assieme, e la didascalia molto illuminante diceva: studio di una gamba di Michelangelo. E guardando del Davide di Michelangelo, e guardando quei due pezzi di legno, ho pensato: beh, bel progresso in 500 anni. Questo è il pensiero che mi è venuto in mente. Ma per concludere una cosa che stavo dicendo prima, a proposito delle nature morte, olandesi, fiamminghe, c'è poi un altro strato, a parte quello del simbolismo spesso cristiano, che si trova in queste nature morte, e che riguarda per esempio la famiglia del committente. Se in una natura morta vedete un cesto di frutta e c'è un frutto marcio, c'è il caso che quel frutto sia un'allusione, ossia piuttosto direi un'allegoria, a quel tale membro di quella famiglia che, non so, ha rovinato la famiglia perdendo soldi al gioco. Quindi non ci sono solo i simboli, ma c'è anche l'allegoria. Voglio dire un'ultima cosa per quanto riguarda quello che è successo all'arte nel XX secolo. È un problema che io mi pongo. È venuta prima la distorsione della figura umana da parte dell'arte contemporanea, o sono venuti prima i gas mostarda delle trincee della Prima Guerra Mondiale o i campi di sterminio della Seconda? Non vi sembra una strana coincidenza che tanta distruzione della figura umana, della rappresentazione della figura umana nell'arte contemporanea, coincida in qualche maniera temporalmente con la distruzione in massa dei corpi di esseri umani vivi? Perché l'effetto è proprio questo, che la figura umana in qualche maniera è stata sradicata, espunta dall'arte, bandita. Per mia fortuna, forse non solo mia, nel XX secolo abbiamo assistito a una grande fioritura del cinema, e mi sembra che le immagini che si muovono, il cinema, il movimento, siano come una sorta di arca di Noè che è arrivata in soccorso della figura umana, del corpo umano, che l'ha portato a salvamento. Cioè, mentre la pittura in qualche maniera ha sbarrato le porte d'accesso, il cinema si è fatto carico di ricondurre la figura umana nel XX secolo, e questo ai miei occhi sicuramente qualche cosa lo nobilita. Quantunque oggigiorno vedo che i film hanno spesso degli eroi assolutamente non umani, come uno Schwarzenegger, che tra l'altro, voglio dire, è uno degli attori più pagati al mondo, ma quello non è un essere umano, ha 64 denti, non può essere un umano. E le cose che gli fanno fare a questi eroi dei film contemporanei è saltare dal 8° piano di un edificio su un treno in corsa, e poi da lì saltare a bordo
di una imbarcazione in movimento, ma cadere nell'acqua gelata e tuttavia sopravvivere, e noi andiamo anche a comprare il biglietto. Abbiamo pochi minuti, mamy bardzo niewiele czasu. Powiedz mi, najnowszy twój projekt jest oparty na, czy wykorzystuje jakoś, czy inspiruje się Boską Komedią? Czy możesz cokolwiek o nim powiedzieć w ciągu dwóch minut? In due minuti sul tuo nuovo progetto basato o ispirato alla Divina Commedia. Bardzo krótko. Mój bohater żyje we współczesnym świecie. In inglese. He lives in a contemporary world and is alienated beyond belief. Part of his problem is that everything that we do nowadays is a fragment. We don't have this guts to try to describe the universe. If you look at Memling's painting, I mean it's universe. If you look at Bruegel's painting, it's the universe. If you read Divina Commedia, it's the universe. It's the entirety of what is there. Nowadays, we cannot grab the world as unity. We only can describe little fragments. And my hero suffers from that, and he finds a certain the entirety in looking at modern world through Divina Commedia. Il protagonista del mio film, del film che ho in mente di realizzare sulla Divina Commedia, vive però tuttavia nel mondo contemporaneo, ma si sente alienato quanto più non sarebbe possibile. E parte del suo problema, secondo me, è che tutto ciò che facciamo oggi non è che frammento, cioè non abbiamo più il fegato di tentare quantomeno di descrivere l'universo nella sua interezza. Se guardate un Memling o guardate un Bruegel, vedete un tentativo di raffigurare l'universo. Se leggete la Divina Commedia, vi leggete un tentativo di raffigurare il reale nella sua interezza. Oggigiorno non ce la facciamo più, non riusciamo più a cogliere il mondo come unità, nella sua unità, riusciamo soltanto a descriverlo per piccoli frammenti. Ecco, il mio eroe è uno che soffre di questo, perché vive appunto nel mondo odierno, e trova nella Divina Commedia il modo, la via, per contemplare il mondo moderno nella sua interezza, nella sua totalità. Grazie. Chcecie zapewnić. Veramente abbiamo tre minuti soltanto. Chcecie zapewnić tylko naprawdę, że nasza kultura współczesna też ma swoje znaki rozpoznawcze, jest rozpoznawalna przez uczestników tej kultury. Na przykład, kiedy rodzina wchodzi do domu i jest włączony telewizor, rozpoznaje doskonale, czy dźwięk dochodzący do uszu tego członka rodziny należy do serialu M jak miłość, czy jakiegoś innego. Lo assicuro che noi anche siamo partecipi attivi della nostra cultura, perché quando entriamo nelle nostre case, quando sentiamo la musica di un qualche sceneggiato, sappiamo distinguere perfettamente a quale sceneggiato appartiene questa musica. Grazie, potete ancora fermare Lech Majewski per due minuti. Grazie.